Wow ragazzi e bentornati! Oggi vedremo la nuova pistola mix scatenato al 130 full perk leggendari. Allora, eccoci qua, è una pistola molto particolare. Innanzitutto è sempre un'arma musicale, infatti pistola stereoportatile. Spara un paio di scariche soniche che trafiggono i nemici, offre un caricatore capiente e un rinculo ridotto. Mix scatenato ti metterà il ritmo nel sangue. Quindi, facendo parte sempre delle armi musicali, ci rendiamo conto che ha l'ultima perk diversa da tutte quelle di questo evento. Se colpisci un nemico con quest'arma, c'è una piccola possibilità che quel nemico e i nemici vicino ballino e subiscano tormento fuoco per un breve tempo. Non ha effetto sui nemici che hanno ballato da poco. Il ballo non è effetto sui mostri della nebbia e i boss. Come vedete, il percaggio è fatto sempre con quante più perk di danno possibile. L'avevo provata inizialmente con 2 livelli critici e 2 danni critici e mi trovavo parecchio bene anche così, però alla fine ho preferito puntare per il danno maggiore, in quanto questa pistola veramente squaglia qualsiasi nemico abbiamo davanti. L'unico problema saranno veramente magari gli smasher di livello alto, ma anche se giochiamo con gli zombie a livello 170, con questa pistola ci renderemo conto veramente di quanto è forte. Comunque, prima di passare al gameplay, questa pistola ha delle caratteristiche fondamentali. Innanzitutto fate bene caso a una cosa: con questa pistola non è necessario che voi colpiate in testa. Perché? Perché i danni rispetto ai danni per colpi alla testa cambiano di pochissimo. Punto numero 2: questa pistola ha un danno critico esagerato. Punto numero 3, ha una cadenza di tiro abbastanza ridotta, ma non così negativa. Punto numero 4, ha un caricatore che è di 30 colpi, quindi è vastissimo, non abbiamo bisogno di perk per il caricatore, e nemmeno per la velocità di ricarica, in quanto 1,4 secondi va già benissimo così. Costo munizioni 1 e l'impatto di 1800. È una pistola fantastica, non vedo l'ora di mostrarvela, mi raccomando, restate sintonizzati. Il primo fatto da notare è quello che appunto noi non facciamo triggerare le bombole. Quindi cosa significa questo? Che sono libero di usare quest'arma nei passaggi. Oh sì, trapassa i nemici, quindi starò fisso davanti ai passaggi a trapassare tutti, senza aver la paura di far esplodere i bombaroli. Allora, perfetto, abbiamo già i mostri della nebbia. Ci tengo a dirvi che questa build è fatta da ritorno di fiamma più la perk dei cioccolatini. Ma raga, io mi metto i cioccolatini un attimo così in missione, quando diciamo non sono sicuro di affrontare la missione, giusto per farvi vedere le armi eccetera eccetera, per essere più comodo di ottenere il wafer, metto questa perk. Però vi assicuro che sia il soldato e sia il costruttore hanno dei vantaggi pazzeschi per alcune build. Ok, c'è lo smasher che dorme. Io raga, innanzitutto ci tengo a ricordarvi che ho messo l'arma d'energia, ma è possibile metterla sia di fuoco che fisico, non di altri elementi. Quest'arma comunque infligge anche il tormento di tipo fuoco, il che secondo me la renderà veramente veramente OP contro i nemici di tipo natura. Comunque voglio un attimo provarla con calma contro lo smasher. Ed è comoda da usare raga, cioè comoda tra virgolette, perché il colpo comunque ha un po' di ritardo ad arrivare a destinazione. Nel momento in cui noi manchiamo il bersaglio è davvero fastidioso, perché il secondo colpo comunque dovremo aspettare per spararlo. Però tutto sommato mi sta divertendo veramente veramente tanto. Adesso vediamo in quanto riesco a ammazzare il suo smasher. Beh, come avete visto, comunque faccio fatica a danneggiare quello che è lo smasher al 140. Però, quando ci pushano in massa, è veramente divertente, in quanto comunque questa pistola spreca colpi piccoli, non quelli energetici, ok, che ora costano poco, eccetera, eccetera, ma siamo sempre senza, diciamoci la verità. Mentre utilizzando i colpi piccoli, comunque mi dà modo di utilizzarla veramente, veramente spesso.
Ah, giusto, quasi mi dimenticavo di dirvi quanto è fastidiosa da utilizzare contro questi col frigorifero in mano. Non riuscirete mai a prenderli, raga. Cioè, dovete essere veramente, veramente veloci. E se giocate da joypad senza le dita incrociate come fanno certi, diciamo che è veramente, veramente difficile. Comunque, per quanto riguarda questi frigoriferi, non sparateli e scappate. Nel caso, in missione ci penseranno le trappole. Ok, adesso è giunto il momento di provare quest'arma boostati da un team. Sinceramente sono molto molto curioso, in quanto comunque da solo non riuscivo bene a badare agli smasher, però i mostri della nebbia li infliggevo veramente veramente tanto. Devo ancora un po' capirla quest'arma. Comunque secondo me resta una multi-target veramente comoda e veramente economica da utilizzare. Cioè, ovvio che non raggiungeremo mai il potenziale che potremmo fare con altre armi, però mi sembra veramente ottima come pistola, raga, cioè mi sto trovando veramente veramente bene. Una piccola cosa che dà fastidio è forse il fatto che non faccia rumore quando spariamo. Cioè, praticamente sembra quasi proprio che non spariamo. All'inizio ci triggererà molto, però dopo un po' vi fate l'abitudine. Questo perché mi piccona, non ho capito. Forse vuole la pistola. Adesso te la crafto, bro. Salviamo il superstite e se lo salviamo te la regalo. Ottimo, i mostri della nebbia al 170. Vediamo quanto riusciamo a infliggere anche a loro. Questo è andato, ce ne dovrebbero essere altri. Beh, raga, come vedete, come danno non mi dispiace sta pistolina. Cioè, parliamoci chiaro, è veramente veramente interessante. Certo, bisogna utilizzare la build per incrementare i danni, eccetera eccetera. Però per quanto riguarda i piccoletti, sinceramente, secondo me possiamo utilizzare questa pistola anche senza build. Ovviamente non puntate a fare danno sugli smasher, i mostri della nebbia, come sto facendo io in questo video. Però per i piccoletti è un'arma interessante, anche da utilizzare su un ninja, per esempio. Su un eroe che non ci busti le pistole, per esempio. Dunque raga, io vi ringrazio come al solito di aver guardato questo video. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento anche voi cosa pensate di questa pistola. Io sinceramente mi sono trovato parecchio parecchio bene, però vi ricordo che stanno sfornando tantissime armi del genere. Quindi non preoccupatevi di portarla su, anzi vi consiglio di portarla su, assolutamente no. Date la priorità ad altre cose, se poi avete le risorse in eccesso eccetera eccetera siete liberi di farlo. Comunque se avete già le risorse in eccesso dubito che vi serva un mio consiglio. Però essenzialmente questa pistola è davvero davvero divertente. Un punto a suo favore è proprio il rischio dello 0% di far esplodere i bombaroli. Cioè, il rischio c'è comunque che il bombarolo ci lanci la bombola addosso, parliamoci chiaro. Però nei tunnel potete sparare e star tranquilli se ci sono bombole in terra. Niente raga, per il video di oggi è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Noi ci vediamo domani. Bella bella!